Pubblicato agisco l'atteso bando promosso dall'assessorato al lavoro e formazione della Regione Lazio. Nell'assorbire le linee guida di Europa 2020 con 10 milioni di euro, la Regione Lazio mira a incentivare i progetti di formazione presentati dalle aziende e rivolti alla riqualifica di personale occupato a tempo indeterminato, alla stabilizzazione di personale precario e ad assunzioni e mobilità occupazionale. Questo bando, che vale 10 milioni di euro, finanzia progetti per aumentare le competenze dei lavoratori all'interno di aziende che vogliono competere, vogliono fare rete, vogliono rivolgersi all'internazionalizzazione. Abbiamo previsto una corsia preferenziale per i settori, le aziende di territori che hanno subito gli effetti dell'emergenza neve, come era stato annunciato dalla Presidente Polverini quando ha presentato il pacchetto maltempo. Modalità di iscrizione e scadenze. Allora, le domande devono essere presentate al BIC Lazio tramite la posta elettronica certificata, ma e devono essere presentate dalla data di pubblicazione del bando supporto lavoro, quindi da oggi, fino al 2 aprile, che è la prima scadenza di questo avviso pubblico. Però, elemento molto importante, le aziende, prima di poter presentare la domanda, devono sottoscrivere presso i nostri uffici, quindi presso gli uffici della Regione Lazio, Assessorato Lavoro e Formazione, un accordo con le parti sociali, un accordo appunto istituzionale che serva per inquadrare l'intervento e i fabbisogni formativi che l'azienda intende appunto presentare all'interno del progetto. 9 milioni di euro dunque per finanziare i progetti nuovi, con particolare attenzione alle innovazioni tecnologiche, di processo e gestionali, una corsia preferenziale per i settori più colpiti dall'emergenza neve, come quello agricolo e agroalimentare. 1 milione a sostegno delle aziende in crisi. Apprendimento per generare innovazione, sviluppo delle competenze e occupazione, sigla per cui Agisco non è solo un acronimo, ma un invito per le aziende. Un patto fra formazione e innovazione, cosa intendi? Ma oggi vediamo sul nostro territorio le aziende ed i distretti che sono riusciti a superare in maniera importante la crisi, e ricordiamo che la Regione Lazio è terza nella classifica nazionale, hanno investito in innovazione ed informazione. E quindi questi due elementi devono andare oggi a braccetto.